un giorno speciale per i matematici di tutto il mondo, perché è il giorno internazionale della matematica. La matematica. No, non me lo dica, mi piace. Allora ci dirà delle poesie, magari, ecco sì. Quali poeti? Vedremo che è più un discorso filosofico che matematico, anche se c'entrerà un po' di matematica, di probabilità. No, ma volevo dirvi perché oggi a livello mondiale c'è è un giorno speciale per la matematica. Perché oggi è il 14 marzo, ma nel mondo anglosassone la data si indica prima, mettendo prima il numero che indica il mese. Quindi il mese è 3. E poiché il giorno è 14, viene 3 e 14. Buonasera, buonasera. 3.14, tutti abbiamo avuto a che fare con 3.14. Pensate che più di 2000 anni prima di Cristo, e ne abbiamo parlato. Ciao Franco, grazie Franco, per tutto quello che... E forse 2800 anni prima di Cristo già... C'è un papiro, si chiama papiro di Rind, e già gli antichi cercavano di misurare la lunghezza della circonferenza e prendevano come unità di misura il diametro della circonferenza. Quindi in diametri noi sappiamo che la circonferenza misura 3, 14, eccetera, eccetera. La lunga storia di questo rapporto fra la lunghezza della circonferenza e il suo diametro, lunga millenni, che passa attraverso personaggi come Archimede, Leonardo da Vinci, Dante, per un motivo che forse se volete potremo ricordare dopo, ma era legato al famoso problema della cosiddetta quadratura del cerchio. Misurare la circonferenza, perché la circonferenza, a differenza di altre figure, ha questa proprietà di avere sua curvatura sempre uguale, sempre uguale, sempre uguale, e poi soprattutto rappresentava un simbolo divino, rappresenta il cielo, la circonferenza in antichità, e il quadrato rappresenta la terra, il terrestre. Ecco, comincio a mancare la voce. Un po' d'acqua. C'è. Ho già le pastiglie. Va bene, comunque poi dobbiamo cominciare. Insomma, questa lunga storia che finisce nel 1882, quando si dimostra che la quadratura del cerchio, così come la volevano fare gli antichi, è impossibile, che sono davvero due cose radicalmente diverse, la circonferenza, una figura come la circonferenza e una figura come il quadrato. Ecco, questa data storica, grazie. Approfittiamo subito. Sì. Si è deciso, verso la fine del secolo scorso, negli Stati Uniti un professore di matematica decise grazie. Grazie. Insomma, è una storia così affascinante, così importante, che questo numero, che non finisce certo con le cifre 1 e 4, perché le cifre sono miliardi di miliardi di miliardi, sono infinite, ma non sono quell'infinito conoscibile perché magari si ripetono sempre regolarmente e quindi anche se uno non le può scrivere tutte, saprebbe dire per esempio che qual è la centesima cifra, la millesima cifra, la miliardesima cifra. Perché sa la regola che serve a comporre le cifre.
come per esempio i famosi numeri periodici, 2,333333. Qual è la millesima cifra? È 3. Oppure quei numeri che dicono 2,14, per esempio 555555. Qual è la millesima cifra? Sarà un 5. Questo invece, questo rapporto è rappresentato da un numero di infinite cifre ed è praticamente inconoscibile. Quindi un valore vero di questo numero non esiste. Insomma, per tante aritmetiche ne abbiamo già parlato, per la verità. Ecco perché adesso possiamo cominciare, vero? Sì. È stata dedicata una giornata speciale per i matematici, per la matematica, una festa, quindi anche nelle scuole, e anche il Museo di Storia Naturale, con un gruppo di docenti di matematica appassionati, offre queste riflessioni, ma soprattutto, devo dire, i risultati di alcune sperimentazioni con i ragazzi delle scuole ai quali è stato chiesto di dire qualcosa sulla loro percezione della matematica. Sono venute fuori delle cose affascinanti. Per esempio, la matematica è come una bilancia, perché ci sono alcune cose difficili e altre facili. Oppure la matematica, potete vedere, c'è una mostra proprio al Museo di Storia Naturale, è come un gatto, perché il gatto è curioso, e anche la matematica è curiosa. E altre, insomma, è come un fiore, diceva una bimba, perché mi piace, bella, mi piace, cose importantissime. E mi auguro che avete tempo anche sabato mattina, cioè sabato mattina e pomeriggio, nel pomeriggio c'è Marco Malvaldi, uno scrittore, un chimico scrittore, che ha proposto una relazione particolare, ma oggi dobbiamo parlare del tempo. Sì? Il titolo. Certo, grazie, grazie. Queste freccioline qui, forse funzionano. E come vedete dal titolo, ho preferito non scrivere il tempo, anche se, come vedremo tra poco, tra un istante, il tempo che cos'è? Lo vedremo. Anche quello, un po' come sì, una domanda che ci si pone da sempre, possiamo dire. Ma la freccia, cioè, ha una direzione il tempo? Forse avete già dato la vostra risposta, però noi cerchiamo di elaborare la risposta che oggi dà, diciamo, la scienza, o che dà dopo un lungo travaglio, una lunga ricerca, e sulla base di quali considerazioni la scienza ha individuato la direzione del tempo. Se deve esserci una direzione, qual è questa direzione e perché? Questo è il senso delle nostre riflessioni di oggi. Quindi, come vedete da quest'altra slide, le considerazioni viaggiano in questo modo e sembrano quasi strane l'una rispetto all'altra: il tempo, il calore, il caso. Faremo la scoperta di come questi tre concetti stanno bene insieme. Non è un errore, insomma, averli descritti così. Cominciamo dal primo, il tempo. Prima di passare alla prossima slide, possiamo fare un. Se dovessi rispondere io alla domanda che cos'è il tempo, come risponderei? Ci possiamo porre questa domanda. Bene, un certo Agostino, poi diventerà Sant'Agostino, vissuto tra il 354 e il 430, sì, o Cristo, scrisse in un libro che si chiama Le Confessioni, nell'undicesimo capitolo, si pone questa domanda. È una domanda che in quasi tutti i libri del mondo che parlano del tempo viene riportata. Più che la domanda viene riportata la risposta, perché la risposta che è davvero singolare. Se nessuno me lo chiede, lo so. Ma se uno me lo chiede, se voglio rispondere a chi me lo chiede, non lo so. In te, anima mia, misuro il tempo. Io misuro il sentirmi nel presente. Non le cose che passano affinché il presente sorga. È il mio sentirmi che misuro quando misuro il tempo. Concetto di una profondità straordinaria.
straordinaria. Aggiunge Sant'Agostino, non l'ho riportato qui, il tempo non è passato, perché è già passato, non è più, e non è il futuro, perché non è ancora. Potremmo dire che è il presente, ma appena è, non è più. Questa sua caratteristica di quasi di volare. E quindi qual è la realtà del tempo se le cose stanno così? E qui c'è una risposta affascinante. È il mio sentirmi, è qualcosa che sta dentro di noi, il tempo. Ma come forse tutti abbiamo visto, qualunque siamo andati a scuola, forse non alla scuola primaria, ma alla scuola media, abbiamo cominciato a vedere qualche legge fisica nella quale compare il tempo e la velocità, il rapporto fra lo spazio e il tempo, per esempio, come si fa a non considerare il tempo? E allora, che strana cosa. Tempo dovrebbe avere un significato per essere usato nelle leggi della fisica, ma nelle leggi della fisica si comporta in un modo abbastanza originale. Ma andiamo avanti intanto su queste considerazioni preliminari. L'Ecclesiaste, quindi la Bibbia, c'è anche lì una considerazione. Leggo soltanto quelle in bianco. Tutto ha la sua stagione, per così dire, tutto ha il suo tempo. Si risparmia la parola, si dice la sua stagione. Il tempo di piantare e il tempo di sradicare, il tempo di demolire e il tempo di costruire, il tempo di gemere e il tempo di ballare, dice, piangere e ridere, il tempo di gettare le pietre e il tempo di costruire, raccogliendole, il tempo di cercare e il tempo di perdere, di conservare e il tempo di buttare via le cose. Il tempo di strappare, il tempo di cucire, di giacere, parlare, di amare e di odiare. Il tempo della guerra e il tempo della pace. Purtroppo attuale, sì, ma potremmo dire che il tempo della pace sembra non volersi affacciare. Anche se, come abbiamo detto un'altra volta, come ci insegna Leopardi, la vita è una strutturale speranza del futuro. Dice esattamente le parole di Leopardi sono la vita, che è una cosa bella, non è quella che si conosce, ma quella che non si conosce. Non la vita passata, ma la futura. A me piace molto questo tempo visto in questa poesia di Vincenzo Cardarelli, poeta tarquinia, perché riguardo all'estate, noi stiamo facendo esperienza dell'allungarsi delle giornate, vero? E lo dice in modo simpatico: estate, stagione dei densi climi, dei grandi mattini, dell'albe senza rumore, ci si risveglia come in un acquario. Stagione che porti la luce a distendere il tempo di là dai confini del giorno e sembri mettere a volte nell'ordine che procede qualche cadenza dell'indugio eterno. Questa è la poesia, distendere il tempo. Chissà se noi lo vediamo anche così, no? Come se il tempo si distendesse. E insomma, la fisica dice che qualunque processo fisico che ha una sua regolarità e si ripete quindi di modo uniforme può essere preso questo processo fisico come misura del tempo, quindi utilizzato come orologio. Per esempio, la rotazione della Terra intorno al Sole. Evidentemente viene supposta regolare per poter dire che noi consideriamo l'anno una durata che scandisce il tempo, diciamo, della nostra vita. Salvo cataclismi, per adesso la Terra sembra girare intorno al Sole in periodi regolari che noi chiamiamo anno, anche se poi ogni tanto c'è, cioè, come quest'anno, l'anno bisestile e così via. Comunque, quello che volevo dire. Per i fisici si deve cercare un fenomeno che sembra svolgersi in modo uniforme, ma anche qui può sembrare vago la parola uniforme, e può essere utilizzato come orologio. Come si misurava il tempo? Come si è questa voglia di sapere il tempo? Beh, tanto possiamo dire che tutti guardavano il cielo, quindi guardavano il sole sorgere, tramontare, risorgere, sorgere di nuovo. Comunque, bisognava inventare qualche cosa. L'obelisco
bello alto con la sua ombra che segue il percorso del sole, è effettivamente una bella invenzione per poter vedere che tempo è. Uno guarda l'ombra, bello è qui guardare l'ombra, e quell'ombra parla, per così dire, ci dice il tempo. E poi le meridiane, se ne va il tempo come l'ombra, quindi anche qui il sole ci regala questa possibilità, nell'obelisco, nella meridiana. Se ne va il tempo come l'ombra, quindi è l'ombra che ci dice l'ora, il tempo. È anche bello questo fatto. L'ombra sembra una cosa inessenziale, non degna certo di considerazione, anche se ci piace stare all'ombra, l'ombra, se guardiamo un quadro, vediamo il pittore è rappresentato il contrasto ombra-luce, cioè per carità, l'ombra è certamente una cosa a suo modo affascinante. Questa è un'altra. Vuol dire le cose che se ne vanno, che scorrono, che siano fauste. Quelle cose che scorrono, che corrono, che siano fauste. Questa è una bella espressione da usarsi per una meridiana, anche qui. Horas tibi serenas, ti siano serene le ore della tua vita. Quindi non soltanto si costruiva lo strumento che indicava, segnava l'ombra, il cammino dell'ombra indicava il tempo, ma anche una bella espressione incoraggiante, perché il tempo uno lo sente addirittura come una generanzia, si potrebbe dire, a volte certo bisogna correre. Un altro esempio, per esempio, del tempo che si dilata in un certo senso, non so se sarà capitato, ovvero di attendere qualcuno alla stazione, scusate, e a volte si attende qualcuno, il treno arrivi, e c'è l'orologio della stazione e ogni minuto pare un secolo. Se c'è l'ansia di vedere dopo tanto tempo magari una persona che sta per arrivare. Quindi il tempo non soltanto è una percezione, per così dire, istintiva, è il mio sentirmi, è la mia anima che sento quando penso al tempo, ma è anche legato al nostro stato d'animo, alla nostra condizione. Più o meno, possiamo dire, felice, serena. E quindi in un certo senso siamo noi stessi. Vediamo, facciamo questo percorso sul tempo per vedere se queste considerazioni preliminari saranno anche giuste verso la fine o alla fine della nostra chiacchierata. Altro strumento è la clessidra. Come sappiamo, avrei potuto portare, vabbè. Ma insomma, sappiamo benissimo, questo è una cosa intelligentissima, naturalmente certo non si può, possono vedere i valori intermedi. Una volta capovolta la clessidra, quando si sa quanto durerà il passaggio della sabbia o di quello che sta sopra, sotto, e sapremo che è passato un certo tempo. Comunque è uno strumento utile, soprattutto per esempio per ai chiacchieroni, magari come da limite va bene. E poi naturalmente, ma la clessidra che ci dice quanto dura questo passaggio con un orologio che ormai conosciamo. Ma Galileo ha dato un contributo importante a questo, perché si dice che abbia osservato, si racconta che abbia osservato non certo il lampadario che c'è oggi, perché come forse sapete, Galileo, che è nato nel 1564, nel 1589 lasciò Pisa per andare a Venezia. Aveva avuto un incarico di insegnamento a Pisa di 3 anni, non guadagnava molto, era morto il padre, era il primogenito di 6 fratelli, insomma, doveva avere un stipendio migliore, lo trova a Venezia, alla Repubblica Veneta, come professore di matematica a Padova. E però si dice che abbia fatto lui l'osservazione che la frequenza di oscillazione della lamp una lampada, questa qui, si trova nel Cimitero Monumentale di Pisa, era regolare non solo, ma magari c'era il vento, quello che è importantissimo, come possiamo vedere anche immaginando un pendolo. Le oscillazioni sia di questa ampiezza sia di questa più piccola ampiezza sono isocrone.
cioè hanno la stessa durata, isocronos, durano lo stesso tempo. E invece, torno indietro, Galileo capì subito che, pur essendo stato prima a Pisa studente di medicina, perché il padre, quando ebbe 17 anni, qualcosa, disse: o lo iscrivo a medicina o lo iscrivo a giurisprudenza, perché sono le uniche professioni che fanno guadagnare abbastanza. Io ho una famiglia numerosa e infatti lo iscrisse a medicina, ma come forse sapete, l'abbiamo già detto altre volte, lasciò perché si innamorò della matematica attraverso un amico del padre, Ostilio Ricci, che incontrò a Firenze, e allora lasciò medicina e lasciò Pisa, ma certamente avrà avuto fatto qualche riflessione sul battito del polso a proposito dei fenomeni che sembrano regolari. Uno come Galileo si domanda senz'altro: ma il battito del polso può essere assunto come misura del tempo? Chi mi dice che io sto bene e quindi il mio battito è regolare? Ecco, lo sintetizzo così, scusatemi brutalmente, perché servirà tra un attimo, vedremo come invece Galileo misurerà il tempo in un'esperienza fondamentale nella storia della fisica. Ecco, il piano inclinato. Si tratta qui di stabilire qual è la legge di caduta dei corpi. E lui capì che è perfettamente inutile far cadere un corpo lungo la verticale e dire: si è arrivato là in tot tempo, poi qui si è arrivato in questo tempo e così via. Cioè misurare le distanze, per misurare la velocità e quindi la legge del moto, bisogna misurare gli spazi e i tempi. Come si fa se il moto avviene lungo la verticale per azione della forza di gravità? Bisogna ridurre l'azione della forza di gravità. E come si può fare? Inventò questa idea geniale del piano inclinato. Per ragioni banali, riduce la forza di gravità. Posso muovermi, era detto. Per la semplice ragione che se questo il piano inclinato, qui c'è un corpo, la forza di gravità è verticale, ma si può immaginare scomposta in due direzioni, una perpendicolare, vedete, questo angolo al piano, e evidentemente questa componente non agisce perché il piano è rigido, quindi non dovrebbe far andare la pietra così, e l'altra invece parallela al piano. Questa scomposizione, adesso l'ho fatta troppo. Vedete, questa è la forza di gravità, viene scomposta in due direzioni, questa, in due componenti, parallela al piano, e questa. E quindi evidentemente questa componente è minore di tutta questa, cioè il piano inclinato riduce l'azione della forza di gravità. Capì questo? E disse: io studio il moto sul piano inclinato. Grazie. Piano inclinato. Mettiamo le cose a posto. Ma la cosa che voglio dirvi e ricordare, perché io mi emoziono sempre quando ci penso, è che appunto, disegnato questo piano inclinato, è facile vedere le distanze tra i campanellini che sono lì, ma il tempo, non il battito. Perché, come abbiamo detto prima, Galileo dice: ma chi mi dice che il mio battito è regolare? Guardate cosa ha inventato. Lo racconta in modo splendido. Io lo dico prima sinteticamente, anzi, scusate, lo dico poi. Mise, c'è cioè il piano inclinato, una secchia, un secchio, piena d'acqua in alto, con un sottil forellino in fondo, un sottil cannellino e in mano un piccolo bicchierino. Tutto questo sottil, sottil, piccolo serve a far sì che non precipiti l'acqua dal secchio, ma scenda in modo regolare. A differenza del battito, cerca di generare un esperimento fisico che abbia la sua regolarità, la sua precisione. Il bicchierino, il cannellino e il forellino. E allora cosa cerca di fare? Tiene ferma la pallina all'inizio del piano inclinato,
la lascia e mette il bicchierino sotto il cannellino. Quando è arrivata a una certa distanza, la pallina ha percorso, per esempio, questa distanza, tira e il bicchierino, e che fa? Lo pesa su una esattissima bilancia. Quindi conosce il peso dell'acqua caduta mentre la pallina andava da questa posizione a questa posizione del piano inclinato. Ecco la distanza ed ecco il peso dell'acqua. Quindi non è il tempo, è il peso dell'acqua. Ripeteva, come dice lui, tante volte questo, e vedeva che il peso era sempre lo stesso. Per esempio, la pallina arrivava dalla posizione 0, cioè l'inizio, alla posizione 1, e nel bicchierino c'era 1 grammo di acqua. Poi, con analoga esperienza, posiziona la pallina all'inizio, pronti via, la pallina via e il bicchierino sotto il cannellino. Vede, quando la pallina arriva in posizione 4, lascia il bicchierino e dice: la pallina ha percorso questa distanza 4. Quanto pesa l'acqua che è caduta durante questo movimento? La pesa 2 grammi. Esattissima bilancia. Ancora, e poi finisco col terzo caso. Pallina all'inizio, pronto il bicchierino, pronti via, bicchierino sotto il cannellino. Quando la pallina è arrivata in posizione 9, ritira il bicchierino, pesa 3 grammi. 1 grammo, 2 grammi, 3 grammi. Posizione 1, posizione 4, posizione 9. Che cosa sono questi numeri 1, 4 e 9? Sono i quadrati di 1, 2 e 3. 1 grammo, spazio 1. 2 grammi, spazio 4. 3 grammi, spazio 9. Quindi gli spazi percorsi hanno qualcosa a che fare come i quadrati dei tempi impiegati. Cioè Galileo pesa i tempi. Vediamo le sue parole. Ho detto più o meno la cosa. Vediamo le sue parole. Quanto poi alla misura del tempo, si teneva una gran secchia piena d'acqua attaccata in alto, la quale per un sottil cannellino saldatogli nel fondo versava un sottil filo d'acqua che si andava ricevendo con un piccolo bicchiere. Per tutto il tempo che la palla scendeva nel canale e nelle sue parti. Questa parte, vabbè, capite, è chiaro, no? Le particelle poi dell'acqua cadute nel bicchiere, in tal guisa raccolte, si andavano di volta in volta con esattissima bilancia pesando, dandoci le differenze, le proporzioni dei tempi. E questo con tal giustezza che tali operazioni, molte e molte volte replicate, giammai non differiva di un notabile momento. Che meraviglia! Sai, naturalmente, nelle esperienze di fisica, quando i ragazzi studiano nei laboratori, si ripetono le esperienze, si calcola il valore medio e così via. Galileo qui, che cosa sta facendo? Questo non l'avreste forse immaginato? Galileo pesa il tempo. Che meraviglia! Poiché la bilancia è esattissima. Il bicchierino, il flusso dell'acqua è regolare. Lui pesa l'acqua e capisce la durata, quindi misura il tempo attraverso il peso dell'acqua che è arrivata nel bicchierino. Ci si dovrebbe fermare un attimo e dire: Galileo, queste sono le idee che cambiano la storia del mondo, per così dire. Finalmente trova questa famosa legge che in un moto, che la forza di gravità, ecco come stanno tra loro lo spazio e il tempo. I percorsi e gli spazi vanno come i quadrati dei tempi. I tempi sono 1, 2 e 3, i grammi d'acqua, e quindi i tempi, e gli spazi sono 1, 4 e 9, che sono i quadrati di 1, 2 e 3. Andiamo avanti. Questo è un pendolo invece qui. Anche naturalmente il pendolo è fondamentale, come i nostri orologi, non quelli a quarzo, altri sono avanti, ma insomma questo lo sappiamo. La cosa che rappresento qui è un omaggio al Pi Greco Day, all'International Day of Mathematics, che è oggi 14 marzo, tra l'altro data di nascita di Einstein. Einstein nacque il 14 marzo del 1879 e morì il 18 aprile del 1955.
pochi giorni dopo avere firmato la famosa richiesta di pace con i suoi amici, con uno in particolare, lasciando, sperando di poter essere vivo ancora, ottenendo le firme di tanti altri premi Nobel, sottoscrive questa richiesta di pace. Ebbene, oggi il tempo è atomico, perché gli atomi di un elemento che si chiama cesio, negli atomi si svolge, se vengono eccitati da una radiazione, negli atomi degli elettroni c'è un passaggio di queste particelle che si chiamano elettroni da uno stato ad un altro stato. C'è proprio questo passaggio. Ma questo passaggio avviene con una regolarità, non mi piace tanto l'aggettivo, ma lo dico per far capire, spaventosa. Una caramella? No? Grazie, intanto io le tengo qui, posso servire comunque. Ma meno male che no, stavo dicendo meno male che la voce dura. Ho dimenticato la cosa più importante, mettere un orologio qui. Insomma, si è trovato che c'è un fenomeno atomico che è regolarissimo. L'umanità non ha trovato ancora un fenomeno più regolare di questo. Abbiamo detto all'inizio, ogni processo fisico che sembra verificarsi con una sufficiente regolarità può essere assunto come misura del tempo, può fungere da orologio. Questo, cioè l'oscillazione, eccola qua, vedete, ci sono questi livelli energetici, uno energia 1, energia 2, e c'è un passaggio tra questi stati. L'elettrone transita, si sposta da un livello all'altro livello, questa è fisica atomica, non è fisica nucleare, perché il nucleo sta dentro l'atomo, parliamo degli elettroni periferici, negli orbitali intorno al nucleo. Ecco, e quante volte, pensate, 9 miliardi, 192 milioni, 631.770 volte, si dice Hertz, cioè questa oscillazione, in un secondo. Quindi, primo, i fisici hanno verificato che questo fenomeno atomico è assolutamente irregolare. E allora cerchiamo di costruire un orologio basato su questo processo fisico, che sembra così fantasticamente regolare, fantasticamente ma realmente regolare. E quindi si definisce il secondo come la durata di 9 miliardi, 192 milioni, 631 mila, 770 periodi di questa radiazione corrispondente alla transizione tra questi due livelli energetici dell'elettrone, eccetera, eccetera. Quindi oggi il tempo è atomico, come si dice, questo è un esempio di orologio atomico. Va bene, non voglio comunque trattenermi troppo su questo, questa fisica atomica, oggi il tempo, perché dobbiamo dire tante altre cose. Ebbene, guardate questa cosa straordinaria, vi basta? Certo che ci basta. Un orologio atomico, al cesio appunto, basato su quel principio che ho detto, può sbagliare meno di un secondo in 70 milioni di anni. Basta, ci basta? Ci basta, per adesso. Pignoli, bravo, anche essere Pignoli. È incredibile cosa fa la fisica atomica, cosa fa soprattutto la ricerca, cosa fa l'immaginazione e la capacità umana di cercare in profondità i fenomeni. Quindi si definisce il tempo anche a livello internazionale e quindi viene concordato, in questo caso esistono 300 orologi atomici, almeno poi magari questa... Il mese scorso sono diventati 310 o 350, non lo so quando l'ho scritto, erano 300, di quello che si chiama UTC, forse l'avete trovato, Universal Time Coordination, il tempo universale coordinato. E c'è addirittura l'Istituto Nazionale degli Standard della Tecnologia negli Stati Uniti che ha stabilito il tempo standard per l'uso, insomma ci sono degli istituti, dei laboratori dove si tengono questi orologi preziosissimi, costosissimi, potete immaginare, no? Basati su questi fenomeni incredibili. Bene, adesso dobbiamo andare a vedere cosa pensa del tempo un genio considerato tale nel 1600, 1700, Isaac Newton, del quale vi ho detto che sulla tomba
Westminster Abbey, alla sinistra entrando, perché a destra c'è la tomba di Charles Darwin, c'è scritto: si rallegrino i mortali perché è esistito un così grande onore per il genere umano. Newton è quello che per primo capì perché i pianeti descrivono un'orbita ellittica intorno al Sole. Una cosa è guardare e misurare le posizioni dei pianeti e delle stelle, dire questi movimenti sono ellittici e non circolari. Una cosa è capire perché. E Newton lo capì. Questo suo capolavoro del 1687, Principi matematici di filosofia naturale, dice questa frase in particolare, però innanzitutto esprime quella famosa legge di gravitazione universale perché Newton individua nel movimento, è come, non so, l'esperienza famosa che noi facciamo quando teniamo una pallina, cominciamo a girare. Poi se noi la lasciamo, la pallina se ne va, come si dice, per la tangente. Ecco, lui immaginò, fece tanti altri pensieri naturalmente, che ogni pianeta è sottoposto a due forze, una forza centrale diretta verso il Sole e una forza tangenziale perché vorrebbe scappare dalla orbita, una forza di inerzia. E calcolò matematicamente che la sintesi, per così dire, il combinato disposto di queste due forze, una forza centrale e una forza tangenziale, si dice, genera un moto, un moto ellittico. Quindi né la Terra, il pianeta cade sul Sole e ne scappa, se ne va, ma descrive intorno al Sole questo tipo di orbita. Calcolò, dimostrò matematicamente. Quindi questo e tante altre cose sono parte del suo genio. Ma quello che mi interessa qui è la sua idea del tempo. Il tempo assoluto, vero, matematico, in sé, per sua natura, per sue parole, in quel libro, senza relazione ad alcunché di esterno, scorre uniformemente ed è con un altro nome chiamato la durata. Tempo. Durata assoluto, cioè indipendente da qualunque altra cosa. È coraggiosissima questa affermazione. Eppure, nella sua testa straordinaria c'è questa idea. Indovinate chi smonterà questa idea? Einstein, che nella sua autobiografia scientifica dirà una frase che mi ha sempre emozionato anche da ragazzo. Scusa Newton, tu hai fatto questa richiesta di scusa perché Einstein è vissuto dopo Newton, nato, come dicevo, il 14 marzo del 1879 ed è morto il 18 aprile del 1955, insomma, parecchio dopo. Altre cose si erano scoperte, infatti Einstein dice questo, scusa Einstein, ma ora noi sappiamo tante altre cose che tu non potevi sapere. Hai fatto qualcosa di meraviglioso con le conoscenze che avevi tu allora, c'è qualcosa di equivalente a queste mie parole. E infatti, eccolo qua, Albert Einstein, è che in questo libro, del 19, in questo, scusate, un lavoro chiamato Teoria della Relatività Ristretta, dice che il tempo non è assoluto, il tempo è relativo. E fa un esempio che tra poco vedremo, ma anche un esempio che possiamo capire facilmente. Immaginiamo un aereo che va da Milano, da Torino a Roma, immaginiamo due piloti, a metà strada viene lanciato un segnale radio e quindi i segnali radio viaggiano con la velocità della luce, sono onde elettromagnetiche, circa 300.000 km al secondo. Gli osservatori a terra, quindi fermi sulla terra, uno a Torino e l'altro a Roma, il segnale arriva nello stesso istante. Quindi c'è una contemporaneità per questi due osservatori che sono in posizioni diverse, mentre per i due piloti che stanno viaggiando e quindi si stanno avvicinando a Roma,
loro capiscono, credono che il segnale arriverà prima a Roma, perché a Roma si stanno avvicinando, quindi come se il segnale che hanno fatto partire, proprio perché è partito da un corpo in movimento, arriverà prima a Roma e poi a Torino. Capite? No, quindi dice Stein, non è assoluto il tempo, dipende dal movimento. Ma vediamo questo esempio straordinario. Io vediamolo direttamente, non vorrei, per precedere una mia spiegazione, potrebbe non essere necessaria, è più bello. Aggiunse un ringraziamento a Michele Besso per aver ascoltato con tanta pazienza le sue riflessioni sul mistero del. Ora, se hai capito, vero? È un po' come quello che abbiamo detto prima, dei due piloti sull'aereo, lanciano, vanno, stanno andando verso Roma, quindi per loro arriverà prima a Roma. Relatività della simultaneità dipende dallo stato di movimento. E quindi, però vedete, la ragione, io credo, se avete qualche idea, è che al tempo di Newton non si era ancora misurata la velocità della luce, si era cominciato a cercare di misurarla. Il primo a farlo si chiamava G.G. Galileo, Galilei. Non Gigi, Galileo si chiamava. E disse a un amico, va lì, laggiù, su questa collinetta, io sto su quest'altra collinetta, ti do una lampada e uno schermo. Anch'io avrò una lampada e uno schermo. A un certo punto accenderò la lampada e abbasserò lo schermo. La mia luce partirà e arriverà a te. Appena tu la vedi, abbassa lo schermo, la tua luce arriverà verso di me. Io cercherò di misurare il tempo di questo percorso della luce da me a te e da te a me. Lo fece più di una volta e capì che era quasi immediato. Andarono a distanza molto maggiore, trovò Galileo, l'amico delle collinette più distanti, ma ancora sembrò quasi simultaneo, cioè il genio di Galileo cominciò a dubitare del fatto che la luce avesse una velocità infinita, perché se ci fosse qualcosa che si muove a velocità infinita, è tutto contemporaneo, è evidente, no? Intuì, ma non riuscì, non riuscì a trovare la tecnica per misurare la velocità. Questa invece fu misurata e nell'Ottocento in particolare si vide anche che la luce è una delle, si muove come onda elettromagnetica e quindi la sua velocità è la velocità delle onde elettromagnetiche che è circa 300, nel vuoto è circa 300.000 km al secondo. E allora Einstein, quando nasce nel 1879 e diventa a 26 anni nel 1905, è un ragazzo di 26 anni. Tra l'altro, se vi capita di andare a Berna, sono stato molto carina la sua casetta al primo piano, vicino a una torre a Berna, si vede ancora con la scrivania, la culla del bambino, figlioletto. Insomma, una cosa veramente affascinante per un fisico, ma penso per chiunque, francamente, la stanza in cui visse in quegli anni in cui appunto fece queste l'annus mirabilis di Einstein. E capì, la luce per Einstein già si sapeva qual era la sua velocità, la velocità delle onde elettromagnetiche, circa 300.000 km al secondo. E allora, una volta che il concetto di infinito in fisica fu abbandonato anche relativamente alla luce, le considerazioni vengono fatte proprio su altre basi concettuali. La sua mente straordinaria capisce che questo gioco della velocità finita della luce entra potentemente, come è stato detto nel video, e la luce, non avendo velocità infinita, ci mette un po' più di tempo ad arrivare dal paletto dal quale il treno si sta allontanando, perché deve percorrere una distanza maggiore rispetto al tempo che impiega la luce del fulmine che parte dal paletto verso il quale il treno si sta avvicinando, verso il quale si sta avvicinando. Ecco il concetto di finito della velocità della luce che entra in questo discorso del tempo e della relatività della simultaneità. Stiamo elaborando un'idea del tempo che veramente
diventa sempre più intrigante, per così dire. Insomma, qui la formula la possiamo lasciar perdere se volete, ma insomma, come vedete, il tempo t e il tempo t primo non sono la stessa cosa. Quando diventano la stessa cosa? Se quella velocità che vedete in giallino diventa zero, non c'è, che c'è la velocità della luce, la parola celeritas latino, è stata scelta la lettera C, ma se V, la velocità del corpo, e quindi è zero, allora è evidente che quella radice quadrata al denominatore diventa 1, la radice quadrata di 1 è 1, il denominatore è 1 e t' è uguale a t. Ma se non è così, cioè quella velocità ha un valore diverso da zero, è evidentemente che t' è diverso da t, la relatività della simultaneità, la relatività del tempo. Ma come ho detto prima, Einstein chiede scusa a Newton perché ha capito questo, ma come dice lui stesso con le sue parole, perché noi siamo stati, adesso sappiamo delle cose che tu non potevi sapere, riconoscendo il genio e la grandezza di Newton. Va bene, sappiamo anche che oggi sono i satelliti intorno, una combinazione di satelliti ci dà il GPS, il sistema di posizionamento, ma vorrei andare avanti, francamente. Questa è un'immagine che mi... Ci vorrebbe un grandissimo tempo. Prima di dire questo, vorrei fare questa riflessione, che quando faccio veramente, vedo che pochi sono arrivati. Immaginiamo di essere di notte, guardiamo il cielo, tante stelle, alcune le conosciamo, altre no, sappiamo che la stella più vicina alla Terra, beh, di giorno la vediamo, ovviamente il Sole, che sta a 150 milioni circa, 150 milioni di chilometri. Non è costante questa distanza perché, come abbiamo detto, la Terra si muove con un'orbita ellittica, e quindi il Sole sta in uno dei fuochi di queste ellisse, quindi la Terra sta al perielio, all'afelio e in tutte le posizioni intermedie. Comunque la luce del Sole impiega circa 8 minuti per arrivare sulla Terra. Quindi se noi ci dovessimo chiedere che sta facendo il Sole adesso, adesso lo sapremo tra 8 minuti. La distanza Terra-Sole è fondamentale perché il concetto di adesso abbia un contenuto misurabile, quantificabile. Sapete che la stella più vicina si chiama la stella del Centauro, l'alfa del Centauro, è distante 4 anni luce. Cioè la luce di quella stella ci mette 4 anni per arrivare a noi. Quindi se noi stanotte ci chiedessimo che sta facendo adesso l'alfa del Centauro, lo sapremo tra 4 anni. Per quanto riguarda la Luna lo sappiamo, la Luna è circa 384 mila km dalla Terra, la luce viaggia a 300 mila km al secondo, ci mette poco più di un secondo la luce che la Luna riflette, le arriva dal Sole, la riflette e la manda sulla Terra quando non è in posizione, e quindi ci vuole un secondo. Quindi sta facendo la Luna adesso, lo sappiamo un secondo dopo. Tutto questo fa, e altre galassie, altre stelle, abbiamo detto che l'Alfa del Centauro è la più vicina, quindi ci mette 4 anni per arrivare. Quindi ciò che noi vediamo, tutto questo per dire che ciò che noi vediamo adesso, guardando il cielo, è la somma di eventi che sono avvenuti 4 anni fa, da 1 miliardo di anni fa, 1.000 anni fa e così via. Noi non ci rendiamo conto che la nostra è una meravigliosa illusione ottica, cioè noi componiamo immagini che hanno età diversissime rispetto a noi, perché sono, l'universo è immenso e le stelle sono a distanze enormi da noi. Non c'è un presente. Non ha senso la parola adesso riferita a corpi che sono lontanissimi da noi. Il tempo è veramente incredibile da questo punto di vista, però è una riflessione che noi dobbiamo imparare a fare. È una meravigliosa illusione vedere quel cielo. Noi ci piace pensare che in questo momento quella stella, quell'altra sono tutte in questo momento nostre. Ci stanno guardando, siamo nostre. E invece quello che arriva a noi, una stella ce l'ha mandata 4 anni fa, un'altra ce l'ha mandata 1 miliardo d'anni fa, 1 milione d'anni fa e così via. E noi facciamo la sintesi e ci inchiniamo alla bellezza del
cielo stellato. Ora, questa figura, questa che vedete, può rappresentare proprio questa idea. Vedete, c'è il prima e dopo Einstein. Quella parte, la parte superiore è prima di Einstein. Quindi, in basso c'è il passato, c'è quel signore che sta leggendo e poi c'è il futuro. E l'asse verticale, come vedete, è l'asse del tempo. Quindi, mentre questa è la distanza. Quindi, possiamo dire che prima di Einstein il presente aveva un valore indipendente dalla distanza, perché c'è una linea, vedete la retta, orizzontale, assolutamente orizzontale. E siccome il tempo è verticale, questa linea orizzontale incide l'asse verticale in un preciso punto. Si dice ordinata, quel punto, l'ordinata, l'asse verticale, l'asse dei tempi, viene intercettato dalla retta orizzontale in un preciso punto. Ma se dopo Einstein si sa che non è più così, per quello che abbiamo detto prima, è che in realtà il concetto di adesso deve essere calibrato sulla distanza dell'oggetto al quale noi riferiamo questa domanda. Adesso che stai facendo? Evidentemente c'è non una linea retta, ma c'è per così dire un cono, un doppio cono, che si amplia sempre più a misura che la distanza cresce. Man mano che il corpo che noi consideriamo è più lontano da noi, questo adesso diventa sempre più oscillante come tempo. Non è un punto come prima di Einstein, ma adesso è un intervallo. E dipende da questa distanza e dalla velocità e dal nostro movimento. Non voglio stancarvi già adesso, dobbiamo dire ancora delle cose di tipo probabilistico, ma è per dire che questo concetto di tempo è affascinante, anche dal punto di vista della fisica, mentre era affascinante per i poeti, Sant'Agostino, Cardarelli, l'Ecclesiaste, abbiamo visto, e vedremo altri. Bene, sono riuscito a dire. Aumentare l'idea di questa considerazione, che la parola adesso non ha più alcun senso e che quando guardiamo il cielo guardiamo tanti passati, diversissimi tra loro, e facciamo la sommatoria di questi innumerevoli passati, passatissimi, passatissimissimi e così via. E noi facciamo una sintesi e godiamo di questa bellezza, di una sintesi che non ci sconvolge, ma ci permette di piangere di felicità. Ora, quindi possiamo dire, se volete, che il presente è un concetto esteso che ha a che fare con la distanza e quindi aumenta questa zona intermedia, si chiama presente esteso e quindi aumenta quella distanza dall'osservatore all'evento. Va bene, ma non adesso. Un altro capitolo. Non so se dobbiamo fare una pausa. No, ma non voglio esagerare. Queste erano considerazioni non soltanto filosofiche o poetiche, queste sono considerazioni fisiche di estrema importanza nella storia del pensiero umano e della scienza. Pensate al passaggio a quel Galileo che pesava il tempo. Se io non so orologio, lo peso. Idea geniale, ma emozionante. Come fa un ragazzo che va a scuola e gli viene raccontato questo, non dico a piangere, ma insomma, capire che questa figura è affascinante, dobbiamo conoscerla, riesce vuole conoscere, questa è la curiosità, la voglia di conoscere, la passione per la conoscenza. Quello che noi vedremo tra poco, faccio soltanto un pezzettino di questa seconda parte. Quello che voglio, dobbiamo capire adesso, che il tempo ha a che fare anche con il caso. Questa era una frase. Allora facciamo semplicemente questo esperimento. Supponiamo di avere due dadi, ognuno con le sei facce, li lanciamo. Supponiamo, la prima riga indica che sul primo dado, il primo dado è uscito un 1, il secondo può uscire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oppure il primo dado può uscire un 2. Allora, che
chiaro questo, no? Se fa questa bella tabellina. Se uno domanda, l'ho fatto questo con dei ragazzi in un esperimento che era domare il caso, perché dovevano scoprire, in tanti lo facevano lanciando due dadi e poi mi facevo raccontare quello che avevano trovato. E quindi, voi l'avrete certamente già visto perché ho messo diversi colori, c'è un totale dei due dadi rappresentato in giallo nella diagonale che si verifica, contate voi quante volte? 6 volte. Perché con 1 del primo dado e 6 del secondo, 2 del primo e 5 del secondo, 3 del primo e 4 del secondo e così via. Ci sono queste possibilità di avere un bel 7. E allora è evidente che si può costruire questa tabellina e dire che il 7 è il risultato più frequente. Se uno dovesse scommettere con due dadi che totale uscirà, scommetterebbe sul 7 perché ha un numero maggiore di possibilità di verificarsi. Ora, vedete, questo l'ho detto per anticipare un concetto fondamentale in quello che diremo tra poco a proposito del tempo, del caso e quindi della termodinamica e così via. Questo totale è ciò che si chiama il macro stato, mentre tutti questi casi elementari dei singoli dadi sono i microstati. Qui abbiamo toccato due oggetti, due dadi. Quello che ciascuno fa, il suo essere in ciascun esperimento, è un microstato. La somma dei valori rappresenta un macrostato che, come abbiamo visto, si può verificare 6 volte nella forma del 7 e così via, 5 volte col 6 e con l'8, una sola volta col 12, una sola volta col 2, naturalmente, il 12 solo con 6 e 6 e il 2 solo con 1 e 1. Questi sono i microstati. E se noi consideriamo il totale, questo totale rappresenta il macrostato. Cioè, noi possiamo, per così dire, adesso uscendo dal studiare il fenomeno a livello elementare oppure a livello aggregato. Se lo studiamo a livello aggregato, diciamo che esaminiamo il macrostato. Se lo indaghiamo a livello elementare, diciamo che studiamo i microstati. Quello che, per esempio, qui noi abbiamo 3 lettere A, B e C. Guardate, possiamo avere al primo posto la A, B, C o C, B. Al primo posto la B, A, C, C, A. Primo posto la C, A, B, B, A. Ecco, quindi abbiamo queste 6 combinazioni e addirittura ce ne sono tante altre. Ma adesso, proprio nella pausa, facciamo un esperimento. Fermiamo qui, io prendo un pacchetto nuovo, nuovissimo, 2 mazzi di carte. Ricordi, Franco, vedete che sono nuovissimi? Adesso taglio l'involucro. Adesso è pausa, vero? Perché facciamo un gioco. Ho portato un coltello. Vedete, sono proprio originali. Abbiamo bisogno delle carte. Dove? Eccola. Sono uguali, vero, questo qui? Ora vi prego di verificare che sono, per così dire, ordinati. 1, prima cuori, no? Vedete, 2, 3, 4, tutti i cuori, 10, fino al re. Poi ci sono i padri, anche loro, 1, 2, 3, giusto, togliamo queste carte qui che non c'entrano, jolly, sì, eccoci qua, siete da,
Posso credere che, comunque se uno vuole verificare, prego, che sono ordinati. Se non li scombiniamo per adesso. Vilma, a te. Non li scombinate, adesso. Non li, la parola giusta sarebbe non li disordinate. Vero? Allora, no, no, aspetta, resta pure lì. Queste offerte. Chi altro? Uno per uno. Siamo nell'intervallo. Possiamo considerare intervallo questo? Sì, ecco. Adesso vi chiedo di fare una cosa difficilissima. Vediamo il tempo. No, mezzo minuto. Vi dico di disordinarli. Come si fa quando dovendo giocare si mischiano le carte? Prego. Pronto? Via. 30 secondi. Vediamo se ce la fate a disordinarli in 30 secondi. Quando sentite di averli ben disordinati. Sono già passati 15 secondi. Stanno per. Meno 2, meno 1, basta, stop. Tanto per dare un tempo. Vediamo se è disordinato. Guardate qui che c'è all'inizio. Ancora. È vero che è disordinato? Bravo, bene, complimenti. Sei stata capace di disordinarli, sì? Prego, qualcuno verifichi. Sì, ma. Restituiamo adesso a Vilma ciò che è di Vilma. Prego. E a lei si chiama? Erika. Grazie. Perché adesso dovete fare un altro esperimento. Siete pronte? Adesso in 30 secondi, come prima, dovete riordinarlo. Ma non senza. Non guardavate, non li guardavate, disordinavate, non penso che guardavate, vero? Col ta 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 ta. Quindi prego, senza guardare, è a posto. Io dico pronti via, eh? Vediamo dopo 30 secondi se ce l'avete fatta. Pronti via? Senza guardare. Certo, il caso. Ogni volta che hai mischiato, controlla se è ordinato, se sei riuscita a recuperare l'ordine. Usi una parola importantissima, però dopo analizziamo la parola impossibile, ciò che è impossibile. Com'è? È ordinato? Andiamo, manca ancora. Parlo ancora. Sì. Grazie, scusa. Ce l'avete fatta? Avete ancora 5 secondi di tempo. Tre, due, uno, basta. Guardate il mazzo di carte, se è ordinato? Non è ordinato. Ma com'è possibile che siete state capaci di disordinarlo in 30 secondi con tanta tranquillità e non siete stati capaci di recuperare l'ordine e di riordinarlo negli stessi 30 secondi. Ma se io vi do altri 30 secondi, ce la farete? E altri 50 secondi, 250, 2 ore? Ecco, ci fermiamo 3 minuti e poi cerchiamo di capire perché. Forse così, tanto se volete potete. Quindi avete fatto l'esperienza che disordinare è facile e riordinare. Non ci volevano queste carte per capirlo, naturalmente. Ma quello che voglio dire, di questo siamo convinti. Pensa che, insomma, fino alle 7, per esempio, ce la fa a riordinarlo tutto. Se si guardano, ma non a caso.
come succede, lasciamo stare. Perché dobbiamo fare una considerazione a questo punto. Perché, come vedete, questo si chiamava il caso, no? Mi sembra. Il calore, il caso. Ecco. Eravamo qua. Quindi le carte sono disordinate. Non più così. Ah, il seme rosso, il fiore, il quadro, le picche, così via. Ma sono così. E ne prendiamo atto. Va bene. Una caramella per consolarci. Io prendo la pasta, però la prendo. Poi non posso parlare, ma non fa niente. Così mi sto zitto per un poco. Grazie. No, perché in bocca non ci parla, no? Grazie, ho già preso la pastiglia Vanda. Lo tengo per dopo, dai. Uno. Ah, era barbaro, benissimo. Questo era barbaro. Benissimo, grazie. È stato il vento? Io? Ah! Chiedo scusa. Il tempo come corre? Quando pensate che posso ricominciare, anche se... Quando finisce la caramella? Chi invece l'ha già finita, se vuol dire qualche cosa, qualche riflessione? Niente, che dici? Caramella, non si può parlare. Che bella scusa, eh? Di pesare il tempo. Di misurare la velocità della luce. E quella frase, io l'ho detto tante volte, ho cominciato a conoscere Galileo a 15 anni, filosofia, faccio gli studi classici, e uno si innamora proprio di, è un bellissimo libro di Lamanna, si chiama, storico della filosofia, per fortuna Lamanna, sì, anche tu. La manna. Davvero? Che bello. Bellissimo, quel libro di filosofia, storia della filosofia. E veramente, quando un libro a un ragazzo serve proprio a lasciarti incantato, conquistato, e naturalmente ancora oggi, come saprete, Galileo. La sua storia, tragedia immensa, se pensate, 2 secoli quasi, i suoi libri furono proibiti. Va bene, quindi il disordine è stato ottenuto. Parliamo un po' di ordine e disordine, vediamo che importanza hanno e che c'entra tutto questo col tempo. Ebbene, intanto vi posso dire che se non riuscivate a fare a occhi chiusi il riordino delle carte, è perché? Pacco di carte ordinato rappresenta una delle combinazioni possibili delle 52 carte. E quindi voi facevate una transizione da un condizione a una qualunque delle altre, perché non vi siete posti l'obiettivo di
mischiarle in modo da ottenere una particolare configurazione del mazzo di carte, giusto? Uno qualunque degli altri. Però quando dovevate tornare indietro, voi dovevate cercare, posso dire disperatamente, di da quella configurazione qualsiasi ad una ben precisa, quella e quella sola, il mazzo di nuovo ordinato. Sapete quante sono le combinazioni possibili? Ecco, vedete, la prima carta 52 posizioni. Una volta posizionata la prima, ne restano 51, quindi per 51 della seconda, per 50 della terza e così via. Questo numero, come vedete, è 100.000 miliardi di 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 miliardi. Quindi veramente possiamo considerare, perdonare. Questo è il calcolo combinatorio, quindi potete dire che, per esempio, se fossero state soltanto 10 le carte, non 52, il numero sarebbe stato 10 carte, non 50. Posizione, la prima posizione possiamo scegliere una delle 10, la seconda una delle restanti 9, quindi 9 modi, terzo in 8 modi. Quindi 10 per 9 per 8 per 7 per 6, questo è viene 3.628.800 facendo i calcoli. Questo numero si indica con quel simbolo, con il punto esclamativo, ma lasciamo stare. Quindi vedete che perché disordinare è facile? Perché il numero di combinazioni di quello che chiamiamo disordine, non un disordine specifico, un disordine basta, disordinare. E 5? Beh, 5 possiamo verificarlo anche se volete. 5, la prima posizione, 5 carte, quindi in 5 modi scegliamo chi deve essere la prima delle 5, ne restano 4, 5 per 4, per 3, per 2, per 1 e fa 120. E questo numero potete sperimentarlo. E allora possiamo vedere che dall'ordine si va al disordine, ma dal disordine all'ordine, punto interrogativo. Uno stato ordinato, n stati disordinati. C'è un numero tremendo, Augusto, qui potrebbe illustrarci a lungo il concetto del numero di Avogadro, la grammo molecola, il grammo atomo, sono concetti della chimica. Va bene, ma andiamo, semplifichiamo. Questo signore è quel Boltzmann, è quello che ha indagato il problema del tempo con riferimento proprio a questi concetti di ordine e disordine, esaminando alcuni probabilistici e inventando quella che si chiama la meccanica statistica, ma lasciamo stare questo nome, cioè ha fatto uno studio probabilistico delle proprietà fisiche degli stati microscopici della materia. Quindi immaginiamo di voler studiare le proprietà di quel pacco di mazzo di carte una volta disordinato. E ecco. Ma ecco, quindi noi possiamo immaginare una scatola, si mette del gas, lì sono le molecole e si agitano e lì vedete le frecce che indicano il loro movimento, caotico naturalmente, assolutamente caotico e libero. Ogni molecola può andare in qualunque direzione, poi magari urta un'altra, torna indietro. Faccio questo esempio prima perché mi sembra che, ecco, anche guardiamo questo. Immaginate di avere una scatola e di separare due ambienti in qualche modo. Oppure, mi piace di più in questo modo. Immaginiamo di avere una scatola che è divisa esattamente in due parti di ugual volume. Quindi abbiamo uno schermo, come posso dire, uno schermo, insomma, e una parete, eh? Com'è? Un divisorio, sì, quello. Tutte le molecole, le particelle stanno da una parte, l'altra parte è vuota. Le parti sono uguali, i volumi sono uguali, eh? A un certo punto, folle decisione di alzare questo divisorio. Che faranno le molecole, che sono molto vivaci?
andranno in giro, cercheranno di occupare anche l'altro volume a loro disposizione. Esattamente come le carte vengono disordinate, occupano tutto il volume a disposizione, perché prima erano limitate, bloccate. Ci domandiamo, ci sarà un momento in cui tutte le molecole torneranno tutte da una stessa parte e lasceranno vuota quell'altra? Voi dite no. Brava, molto improbabile. Attenzione dunque, la parola giusta, a non confondere il concetto di ciò che è impossibile e ciò che è molto improbabile. Noi sentiamo che è molto improbabile che le molecole, per così dire, tutte agitandosi, a un certo momento, prima o poi, torneranno tutte nella casa dove stavano e lasceranno vuota l'altra parte de dello scatolone. Però non è impossibile. Chi dice che è impossibile? È un movimento libero. Il volume a disposizione si agitano, non si stancheranno. Se c'è una certa temperatura, un certo calore, il calore le fa agitare. Si chiama energia cinetica delle molecole. L'energia cinetica conferisce energia di movimento, questo vuol dire la parola. Questa è la teoria cinetica dei gas. La temperatura di un gas è espressione dell'energia cinetica media delle molecole che compongono il gas. C'è una precisa relazione tra temperatura e energia cinetica delle molecole del corpo. Quindi quando un corpo è caldo è perché le molecole che lo costituiscono sono più agitate, si agitano di più. E quando è freddo è come noi stessi, no? Siamo più bloccati. Che succede nelle molecole? Ora, questa è un'interpretazione, si dice molecolare, di un principio della termodinamica che considera appunto il calcolo delle probabilità per dire che l'equilibrio si otterrà quando il macrostato. Vi ricordate quel 7 dei dadi? Ve lo faccio rivedere. Ecco. Questi che vedete qui sono i microstati dei vari dadi, quello che possono comporre, ma la risultante è questa. Qui uno non vede più i due dadi elementari, vede il risultato della loro, di quello che combinano. Tenendo estratti, c'è un 2, un 3, un 4, non sappiamo più. Beh, il 2 lo sappiamo per forza, corrisponde all'uscita dell'1 e dell'1, ma quel 3 insomma, i microstati e i macrostati. Cominciate a capire questo. Quindi il macrostato è il 7 e i microstati sono i diversi modi possibili di avere 7, cioè 1 più 6, 2 più 5, 3 più 4, 4 più 3, 2 più così via. Ora, questo signore Boltzmann ha proprio considerato questo rapporto Boltzmann tra il calore interpretato come espressione dell'energia cinetica delle particelle e studiando aspetti probabilistici di questo moto delle particelle, no? Qui non voglio insistere. E quindi, questa è la sua affermazione, quando si arriva all'equilibrio, è perché quando si ha l'equilibrio, quell'equilibrio è il macrostato, che è quel 7, vedete, che è il macrostato, quel 7 di prima, no, dei due dadi, che ha il più elevato numero di microstati compatibili. Infatti, quel 7 è il macrostato che può essere generato da 1 più 6, 2 più 5, 3 più 4, 4 più 3 e così via. Ci sono tanti microstati che possono produrre il macrostato 7. Quindi, facendo l'analisi in termini di microstati e macrostati, si riesce a dire questa frase fondamentale. Ogni sistema fisico evolve spontaneamente, ovvero a occhi chiusi, per così dire, voi non guardavate. È chiaro che se aveste guardato potevate disporre magari tutte le 52 carte e le riordinavate, e questo anche, lo sappiamo fare, si fa tutti, vero? Ecco, ma no, il caso, quindi occhi chiusi.
per vedere, quindi aspetti strettamente, rigorosamente probabilistici. Ed ecco allora la freccia del tempo. Noi possiamo definire la direzione del tempo come passaggio da stati meno probabili a stati più probabili. E gli stati meno probabili sono appunto il passato, le carte ordinate, e quelli più probabili sono il futuro. Tutto evolve in modo da andare verso stati più probabili. Ogni sistema evolve spontaneamente da uno stato meno probabile ad uno stato più probabile. Nel caso delle carte, da uno stato più ordinato, il pacchetto integro sigillato, a uno stato più disordinato. Quello che voi avete fatto con le mani avviene spontaneamente con le particelle del gas, come abbiamo visto nel volume messo a loro disposizione. E quindi dobbiamo parlare di un concetto molto delicato, che è quello della irreversibilità, che non bisogna confondere con quello della impossibilità. Quello che l'esperimento che avete fatto voi è un esperimento di irreversibilità. I 30 secondi sono passati inutilmente per tenere il recupero della configurazione iniziale. Quando noi ci troviamo di fronte ad una condizione di partenza che viene alterata da un mescolamento di carattere, appunto, un fenomeno, come abbiamo visto, di libera trasformazione, questo vuol dire la parola che stiamo per pronunciare, trasformazione, cambiamento. Ecco, noi andiamo verso il disordine, andiamo verso una più elevata probabilità, andiamo verso macrostati che hanno dentro di sé, per così dire, una più grande quantità di microstati compatibili. Questa è la freccia, si dice, termodinamica. E allora possiamo dire che a livello microscopico, certo, le particelle possono, una singola molecola poteva, ora sta di qua, va di qua e poi magari ritorna, ma non tutte. Quindi dal punto di vista macroscopico, la grande massa delle molecole, è difficile che una volta che si è distribuita da tutte e due le parti, poi voglia tornare tutte insieme appassionatamente in una sola parte. Questo in questo macrostato che possiamo dire tutte le molecole di qua. Questo è un macrostato estremamente improbabile. Infatti voi stessi avete risposto alla domanda, torneranno le molecole tutte un giorno a stare dove stavano, dove erano partite? E avete detto tranquillamente, sarà molto difficile, impossibile e così via. Si usa il termine irreversibile in questo senso. Quindi la reversibilità dei fenomeni microscopici, la singola particella può andare di qua, di là, ma il tutto, la totalità, il macro, sembra, possiamo usare il termine irreversibilità e quindi il concetto di freccia, cioè di direzione. Guardiamo anche questo esempio, se volete. Immaginiamo di avere quattro monete, non da due dadi, quattro monete, non per complicare le cose. Quante facce ha una moneta? Due. Allora dice una, vede, dire che lanciando quattro monete si sono avute quattro teste, il quattro teste è il macrostato. È il macrostato, noi guardiamo l'insieme, quattro teste, ma se diciamo tre teste, vedete che non so se questo è testa o croce, essere la quarta, la terza, la seconda, la prima. Ci sono a disposizione microstati per il macrostato, tre teste e una croce. E guardate, per due teste e due croci, testa, testa, croce, croce, testa, croce, testa, croce e così via. Vedete quante possibilità. Quindi possiamo dire che il macrostato, due teste e due croci, ha più microstati e quindi è più probabile, eccetera, eccetera. Questo fece Boltzmann, lo studio dei microstati e dei macrostati per individuare una freccia. Vabbè, questo con le monete ve lo risparmio, andiamo alla conclusione. Quindi, calcoli molto banali per la verità, che possono dimostrare, possono dire, tutti i microstati sono ovviamente più probabili. Nessuno vieta alle monete di
uscire testa croce, e così via. Sono tutti equiprobabili. Se mettiamo che lanciano le monete quattro persone, per esempio, A, B, C, D, lancia, eccetera. Sono tutti indipendenti, quindi possono uscire con totale la stessa libertà da parte di tutti. Va bene, voglio lasciar perdere tutti questi numeri, capire quindi questa direzione tra l'ordine e il disordine. Ogni sistema isolato vuol dire che non scambia né energia né calore con l'esterno, perché altrimenti lo si potrebbe condizionare se non fosse isolato, spingere in qualche modo, soffiare per dire, oppure attrarre con una calamita se sono, insomma, è evidente, il concetto di isolato rispetto al mondo esterno si può intuire, e quindi evolve spontaneamente da un macrostato meno probabile ad un macrostato più probabile, dove il macrostato meno probabile è quello che, al quale corrispondono meno microstati, mentre il macrostato più probabile è quel macrostato al quale corrispondono più possibilità. Quindi il macrostato più probabile qui qual è? Due teste e due croci. Perché? Perché i microstati sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, mentre gli altri ne hanno 4 o uno soltanto. Testa, oppure croce, è una sola possibilità. Quindi è poco probabile che tutti e quattro i ragazzini che lanciando abbiano sempre questo. Andiamo avanti, perché voglio andare verso... Appaiono irreversibili tutti i fenomeni spontanei in cui il macrostato iniziale del sistema ha una bassa probabilità, e appaiono irreversibili. Il macrostato, mazzo di carte perfettamente ordinato, quello è il macrostato, non è uno dei macrostati, è l'unico tra i tantissimi possibili, e quindi appare irreversibile dal disordine arrivare all'ordine. Quindi l'esperienza che voi avete fatto è quella di una irreversibilità ovvia, per il fatto che la configurazione dalla quale eravate partiti era di un mazzo di carte perfettamente ordinato, ma era l'unico modo di mettere le carte per rispettare questa legge dell'ordine. Va bene, questo l'abbiamo capito, credo. Va bene, non voglio... C'è questa formula a che fare con il logaritmo, ma anche come avvenne per alcuni, quando gli scienziati fanno una scoperta nuova, rappresentano il mondo in un modo nuovo, lo fece anche Archimede, per esempio. Archimede si fece sulla tomba mettere due terzi con il disegno di una sfera iscritta in un cilindro. Cilindro si dice equilatero, cioè che ha il diametro di base uguale all'altezza, quindi la sfera tocca la base, le basi del cilindro, ma anche le pareti. Riuscì a calcolare quest'uomo, stiamo parlando dal 287 al 212 avanti Cristo, che il rapporto tra il volume della sfera e il volume del cilindro è 2/3. Non solo, ma anche il rapporto tra il volume tra la superficie della sfera e la superficie del cilindro è 2/3. Se poi qualcuno me lo chiederà dopo, facciamo la dimostrazione, che è facilissima, penso che sia un esercizio. Allora, per cancellare, eccolo qua. Qual era il? Perché Archimede? Non era facile ai tempi di Archimede con i corpi. Sì, perché... Certo, perché la circonferenza è il limite, perché Archimede fece questi esperimenti, scrisse dei poligoni irregolari, l'esagono, non tocca tutto, naturalmente l'esagono non arriva, scritto e circoscritto, poi il poligono di 12 lati, regolare di 12 lati, poi di 24, poi di 48, poi di 96, arrivò sempre più vicino alla circonferenza, ma perché calcolò il perimetro del poligono regolare iscritto di 96 lati
il poligono regolare circoscritto di 96 lati. Calcolò il perimetro, si tratta di poligoni, per i poligoni tutti sanno calcolare il perimetro, la lunghezza del lato per il numero di lati, quindi la lunghezza di un lato per 96. È più difficile trovare quanto è lungo il lato del poligono di 96 lati, ma non quello di 6, per esempio. Tutti i ragazzini sanno che se c'è questa circonferenza, questo è il raggio. Vedete, questo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, sono 6 lati, ma questo lato è uguale al raggio, perché questo triangolo, vedete, questi sono raggi, quindi sono uguali, ma questo angolo è un sesto di tutto l'angolo giro, quindi quanti gradi è? Un sesto di 360 fa 60, questo è 60, ma questo è un triangolo isoscele, perché questi lati sono raggi, quindi sono uguali. Non solo, ma quant'è la somma di tutti gli angoli di un triangolo? 180 gradi. Quindi questi due hanno in totale un numero di gradi pari a 180 meno 60, che fa 120. Ma sono uguali, quindi tutti e due sono di 60. E quindi questo non è soltanto isoscele, addirittura equilatero. E quindi questo lato dell'esagono è uguale al raggio. Questo è il ragionamento di Archimede e così via. E con ragionamenti analoghi trovo le altre cose. Adesso però torniamo. Mi avete chiesto perché si studia a scuola che la superficie della sfera è 4 volte. Io 4 volte. Ho un braccio che mi fa male, ma c'ho 4 volte pi greco r al quadrato. E la super, se disegniamo il cilindro equilatero, cioè un cilindro che deve avere il diametro uguale all'altezza, è evidente che l'area, se il raggio è R, questo è pi greco R quadrato. Anche questo è pi greco r quadrato. D'altra parte abbiamo detto che questa altezza è uguale al diametro, quindi è 2r. Due volte il raggio, l'altezza del cilindro equilatero, e la sua superficie laterale, come vi ricordate, è data da, se non immaginiamo di svolgerlo, lunghezza della base, che è 2 pi greco r per 2r. Cioè 4 pi greco r quadrato, quindi come superficie 4 pi greco r al quadrato. Quindi la superficie del cilindro è 4 pi greco r quadrato, la superficie della sfera e quindi si fa questo rapporto. Ma andando addirittura ai volumi, forse vi ricordate che possiamo farlo questo, restiamo sulla superficie, qua, superficie di superficie del cilindro, a due volte pi greco r quadrato, che sono le basi, più 2r per 2 pi greco r, cioè 4 pi greco r quadrato, più pi greco r quadrato, 4 pi greco r quadrato, la superficie laterale più 2 pi greco r quadrato fa 6 pi greco r quadrato. Allora, la superficie del cilindro è uguale a 6 pi greco r quadrato. Se noi facciamo il rapporto fra questo numero e questo numero, pi greco r quadrato e pi greco r quadrato si dividono, 6 diviso 4 fra 3 mezzi. Quindi il rapporto fra la superficie del cilindro equilatero, e la superficie della sfera iscritta nel cilindro equilatero è 2 terzi. Ma la stessa cosa vale per i volumi, perché la sfera è 4 terzi pi greco r al cubo,
il volume del cilindro e superfici di base per altezza, quindi pi greco r quadrato per 2r, quindi 2 pi greco r al cubo, volume del cilindro uguale, dobbiamo moltiplicare la superficie di base per l'altezza, pi greco r quadrato per 2r, quindi 2 pi greco r al cubo. Chi è che mi ha chiesto di dimostrarlo? Lei mi sembra, ecco, e la superficie della sfera è 4 terzi pi greco, il volume della sfera. Adesso questo si dimostra. 4 terzi pi greco R3. Fantastica, è vero? È vero. Se dividiamo il volume della sfera per il volume del cilindro, i 2 pi greco R3 se ne vanno e dobbiamo fare 4 terzi per un mezzo. Capite? 4 terzi diviso 2, quindi 4 terzi per un mezzo, il 2 si semplifica con questo 2, 4 che diventa 2 fa 2 terzi, quindi anche il rapporto fra i volumi è 2 terzi. Archimede scoprì questo e se lo incide sulla tomba. Va bene, lascio, scusa, ho un problema al braccio che mi impedisce. Ma vorrei andare a finire, se no sono sempre io il cattivo che è qui. Perché vorrei arrivare. Tutto questo era per dire che Boltzmann introdusse questo concetto che si chiama entropia, che indica, mi pare che l'ho scritto, vabbè, no. Che vuol dire, vediamo se l'ho scritto, che c'è sulla tomba. La formula dell'entropia, che naturalmente non ho dimostrato, c'è il logaritmo e così via. Insomma, noi abbiamo parlato del tempo immaginando una freccia psicologica, come noi sentiamo il passato, il futuro. La vita, che è una cosa bella, non è la vita passata, ma la futura. Psicologicamente noi dobbiamo sperare per vivere e quindi la speranza ci porta verso il futuro, la freccia psicologica, la freccia termodinamica, la freccia cosmologica è quella che ci permette di esaminare l'espansione dell'universo, poi abbiamo parlato di stelle, comunque questa è la freccia del tempo. Perché non va più avanti? Ho bloccato né avanti né indietro la freccia. Io intanto distribuisco una cosa. Vi ricordo, ah, bravissimo. Quello che dice Boltzmann è questa frase che mi sembra di avere, sì, riportato anche qui, poi ve lo darò. Boltzmann dice: ma non osservate che tutto cade, tutto va verso il basso. E quindi tutto va verso il disordine, tutto va verso, stati più probabili, come in un dato luogo sulla superficie della Terra, possiamo usare l'espressione verso il basso per indicare la direzione verso il centro della Terra, così in quanto creature viventi che pensano, che si trovano in un mondo del genere qui e ora, possiamo definire la direzione del tempo come se essa andasse da stati meno probabili verso quelli più probabili, e gli stati meno probabili restano il passato e quelli più probabili il futuro, come quelle molecole del gas che prima stanno chiuse e poi vanno e tornare a essere come erano quando c'era la parete, è poco probabile ed è il passato. Ecco, questo. Ma io vorrei tornare ai concetti. Ancora tre cose da dirvi velocissime. Vi ricordate come abbiamo cominciato? Con questa straordinaria espressione: se nessuno me lo chiede, lo so. Se devo rispondere a uno che me lo chiede, non lo so. In te, anima mia, misuro il tempo. E come faccio a cedere la mia anima ad un altro per dirgli, se mi chiede cos'è il tempo? Prenditi la mia anima e lo capisci, no? Quindi Agostino dice: in te, anima mia, misuro il tempo. Io misuro il sentirmi nel presente, non le cose che passano perché il presente sorga.
È il mio sentirmi che misuro quando misuro il tempo. E adesso? Un concorso. Dove va il tempo che passa? Fu fatto questo all'Accademia di Berlino nel 2005, quindi 20 anni fa circa, e una bambina di quarta elementare risponde: che bellezza, il tempo si trova nelle cose che abbiamo fatto. Quindi le cose che io ho fatto, che abbiamo fatto, è una cosa che appartiene a me, io, e quindi questa freccia psicologica, per così dire, è il mio passato, nelle cose che abbiamo fatto. È lì che è andato il tempo della vita che ho vissuto fino adesso, fino ai miei 12 anni, 13 anni, quarta elementare. Cos'è? 8 anni? 9 anni? 9 anni, ecco. Bello, però una bambina di 9 anni che risponde così. Una signora dice: il tempo rimane imprigionato tra le pieghe della nostra pelle. Della nostra pelle. Anche questo è una risposta che fa capire che il tempo è me stesso, il tempo è dentro di me. L'Agostino diceva: la mia anima era, poi diventerà Sant'Agostino. È dentro di me. E allora, fatemi dire l'ultima poesia. È di un poeta argentino, si chiama Borges. Il tempo è la sostanza di cui sono fatto. Il tempo è un fiume che mi travolge, ma sono io il fiume. Il fiume è una tigre che mi sbrana, ma sono io la tigre. Il tempo è un fuoco che mi brucia, ma io sono il fuoco. Vedete, io. Il tempo è dentro di noi. Ed è per questo che noi vogliamo usarlo bene e vivere la nostra vita. Questa, ci appartiene questa idea del tempo, in questo modo misterioso e meraviglioso, anche se, come abbiamo visto, gli scienziati, i chimici, lo hanno definito da un punto di vista quantitativo come passaggio da stati meno probabili a stati più probabili. Questo dall'ordine al disordine. Questo è il tipo di passaggio e di evoluzione. El tiempo es la sustancia de que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río, yo sono il fiume. Es un tigre que me destroza, es una tigre que me sbrana, pero yo soy el tigre. Es un fuego que me consume, un fuoco che mi brucia, pero yo soy el fuego, pero yo sono il fuoco. E quindi adesso vi voglio dare proprio queste espressioni, perché secondo me sono, almeno io lo considero un bel ricordo almeno di questo incontro nel quale abbiamo parlato del tempo. E quindi ancora una volta chiedo la cortesia di provare a darle un po' per uno. Io vado di là. Dietro. Grazie, grazie mille. Grazie. Di là va. Dai, tieni un altro. Lo dai a qualcuno. Grazie. Perché dietro, se girate, ho tenuto una. È arrivato? È arrivato? Basta uno? Ah, va bene. Chi è che non ce l'ha? Se lo girate. Grazie Franco di essere qui ancora una volta. Non sono potuto stare una volta. Ma figurati, grazie mille di essere venuta. Grazie. Chi è che non ce l'ha? No, sono uguali, tutti uguali. Li darò, ce l'ho a qualcuno. Due? Lo date a qualcuno che quale volete condividere? Sì, vicini. Ah, due? Meno male che. Certo, uno solo? Ah, fatto. Chi è che. C'è ancora qualcuno? Se qualcuno che ne vuole un altro? Vedete, mi piacerebbe che davvero voi ricordaste di questo nostro incontro, che se dico al direttore dei corsi, è l'ultimo di quest'anno da parte mia, ma cercherò di venire.
E vorrei venire tanto a sentire qualcuno. Certo, ma questo che ti volevo dare, lo dai, e poi lei lo va a ridare. Perché vedete, bravissimo. La freccia psicologica è questa, l'età anagrafica è come uno si sente dentro, di Franco. Certo, come no? Non c'è il fronte retro? Allora datemelo per favore. E vuol dire che era l'originale? Franco, intanto, chi è che non ha il fronte retro? No, questo non vale allora. Perché era l'originale? No, non c'è il fronte retro? Non c'è, no. No, perché era quello sul quale ho fatto il fronte retro. Sì, ma eccolo qui, ce l'ha. Un foglio solo, eh. Chi è che non c'è? A quello, no, ce n'è uno solo. Di Franco, scusa. Franco Giorgio ci deve dire qualcosa, dai, scusate, perché io ho le domande. Franco. Scusate. Ma ecco, c'è un ma, e noi resistiamo a questo processo. Riproducibili, quindi le condizioni iniziali. Possa ottenere. Bellissimo. No, io non ho parlato assolutamente dei sistemi viventi. Einstein. È bellissimo che invece un biologo, un professore di biologia applicata alla medicina. Sull'entropia, sconvolgendo il secondo principio della termodinamica. Grazie Franco, che bello, grazie infinite. Hai portato il questo contributo sempre significativo. Sì, hai sentito Vilma cosa dice? Che l'hai detto anche con una grande emozione. Complimenti, grazie.